Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Corpse Party Blood Drive. Andiamo subito avanti, eravamo rimasti con Satoshi che sta tornando a casa e dice che appunto lo aspettava un altro mistero. Delle guardie del corpo in uniforme nera, proprio agli angoli della mia casa. Cosa succede? Ah, riconosco quello. È quello che mi ha portato il pranzo sul tetto della scuola, penso. Sono a casa. Oh, bentornato. Signorina Kwon? Questo era fin troppo strano. Ma prima che avessi il tempo di processare la situazione, anche mia sorella si fece vedere. Benvenuto a casa, fratellone. La signorina Kwon è veramente una professoressa gentile, vero? Yuka? Yuka ora era proprio vicino alla signorina Kwon, abbracciandola. Benvenuto a casa, Satoshi. La signorina Kwon è veramente una professoressa gentile, non è vero? Ecco. Ok, prima di avere appunto di nuovo il tempo di processare qualsiasi cosa, mia madre apparse da dietro le due con un sorriso sulla sua faccia. Benvenuto a casa, Satoshi, oddio. Magari a tornare a casa ti trovi tutti, no, ti trovi i nomi a casa, Satoshi. Madonna, fai qualcosa. Non vado avanti perché questo, se no mi censurano il video. Naomi, mia madre, mia sorella e Naomi erano tutte intorno alla signorina Kwon. Questo era fin troppo surreale. Signorina Kwon, cosa succede? Ah, invece di far rimanere Nakashima con me tutto il tempo, ho pensato di portarla qui in visita, dato che sembrate andare d'accordo. Ok, dice no, non mi importa molto, vieni qui. Ok. Cose trash. Ok, una madre perfetta, come potete vedere. Ok, che carino però. Ho capito. Va bene, la cena è pronta, quindi andate a lavarvi le mani. Aveva senso, ma non ero ancora completamente soddisfatto con la spiegazione della signorina Kwon. Non, diciamo che non mi stava antipatica. Assolutamente, ma mi dava fastidio vedere mia madre e mia sorella, diciamo, andare così d'accordo con una sconosciuta che avevano appena incontrato. E pochi momenti dopo, alla tavola della cena, le cose si fecero ancora più imbarazzanti. Va tutto bene, Satoshi, di a. Oddio. Il cibo ha bisogno di essere masticato 100 volte, sai? Oddio, che l'ha masticato praticamente per lui, ma che schifo. Sto bene così. Potresti inghiottirlo da sola. E sei fin troppo vicino. Va bene. Sei sicuro? Va bene. Oddio. Ma che. Comunque, Guan è strana, non potete negare che è strana. Sono un umano, dopo tutto, posso masticarlo da sola. Va bene.
Va bene, qui c'è un piatto non masticato per te. Ma... schifo. È buono dopo tutto. Dopo cena, Naomi tornò con la signorina Kwon a casa sua. Yuka, cara, hai avuto un altro incidente in bagno? Mi dispiace, pulirò io. Tutto bene, Yuka? Si è fatta la pipì addosso di nuovo. Mi dispiace. Non è colpa tua. Anche i dottori all'ospedale erano stupiti dopo tutto. Spero solamente che la medicina che ti hanno prescritto abbia qualche effetto. Ah, praticamente sono tutti tornati dalla Helios con qualche sorta di cambio di cambiamento fisico. E praticamente questo è solamente un effetto di aver sopportato tutto quell'inferno. Quella notte, ok, guardai la luna dalla finestra mentre chattavo con Naomi, credo. Ah no, sta parlando al telefono. Tutto bene lì, Naomi? Sì, la casa della signorina Kwon è molto grande ed è molto dolce, ma... sì. La signorina Yui, anche lei mi manca. Manca anche a me, già. Oddio. La voce di Naomi sembrò distante per un momento. Ah, praticamente era sul punto di piangere. Mi mancavano i nostri amici che erano morti. Altre persone hanno preso il posto della signorina Yui Shinohara, Susumoto e Morishige. E in questo mondo quelle persone sono reali, che vivevano le proprie vite. Più tempo spendo qui, più è difficile pensare che il mondo che conoscevamo prima fosse la linea del tempo corretta. Cosa ci dà il diritto di decidere quale dimensione fosse più appropriata, diciamo? Satoshi, cosa è successo a Kishinuma e alla rappresentante di classe? Vorrei saperlo. Ho cercato, ma Yoshiki non l'ho proprio trovato. Ho provato anche a chiamare Shinozaki, ma senza fortuna. Domani mattina, la prima cosa che dobbiamo fare è tornare a casa di Yoshiki. Va bene, e poi ci fermiamo a casa di Shinozaki. Va bene, allora. Comunque si sta facendo tardi. Dovresti riposarti un po'. Sì, hai ragione. Buonanotte. Dopo aver attaccato, continuai a fissare la luna. E per un secondo posso giurare di averla vista diventare nera. Ok. Praticamente è tornata normale. Sei pronta ad andare? Pronta ad andare? Non dovremmo stare qui ancora a lungo. Ok, cam posso camminare. Io salvo. Sperando di non incontrare... coso.
Poi non mi ricordo dove siamo, sinceramente. Aspettate. Qua no. Oddio, qua non ha salvato nulla praticamente. Perfetto, dai. Cioè, no, in realtà ho sbagliato il salvataggio, però vabbè, dettagli, dai. Fa niente, fa niente. Andiamo avanti. Non so che devo fare adesso. Allora, giù non vado perché ci sta sicuramente il modellino anatomico, che in realtà è Kizami, credo. E quindi vado su. Sperando di non incontrare altri spiriti che con cattive intenzioni, diciamo. Ok, lì c'è il corpo di prima. Lo sapete cosa, forse? Oddio, dovrei provare ad andare. Allora, Ayumi, innanzitutto te calmi, eh. Poi mettiamo la batteria infinita. Ok. Secondo me devo andare di fuori. Cioè, ho proprio questa sensazione di dover andare di fuori, anche se non so in realtà. Perché prima ha parlato di Aiko. Aiko l'ultima volta l'abbiamo incontrata di fuori. Quindi, dai, quindi devo scendere per forza al piano di sotto. Sinceramente però non so se posso passare qui, perché c'è quel fantasma. Se passo dall'altra parte però ho un po' paura che ci sia Kizami. Non so se Kizami in realtà è il modellino anatomico, scrivetemelo nei commenti, sempre se non è spoiler. E però lo chiamo Kizami perché è più corto di modellino anatomico. Proviamo. Ayumi, ti prego, non camminare sopra le cose appuntite. Oddio, un altro tentativo. No, vabbè. Adesso cambio e vado con Yoshiki, perché sennò mi ammazzano. Ok, ancora è viva. Strano. Aspettate, ma... È veramente pesante. Secondo me devo cambiare... Aspettate, posso cambiare qui? No, non è così che si cambia. Non so come... Ok. Forse Yoshiki può sollevare. Sì. Grande Yoshiki. Grazie. Perché i banchi praticamente erano troppo pesanti. Ok, la batteria è infinita. E andiamo nell'altro edificio. Forse avrei dovuto salvare, ma ho salvato 2 secondi fa. Io sono troppo fissata con i salvataggi, però... Come vedete, sono utili. Guarda lì, Kishinuma. Uno dei pilastri dei sei demoni è lì. Deve essere lì. Come fai a saperlo? Guarda. La pietra che ho avuto da Misto sta reagendo a qualcosa. Ok.
sta veramente piovendo forte. Quando sono rinvenuta qui prima, sono stata attaccata dal fantasma di quella ragazza, Sachi. E il corpo di Aiko è stato avvolto dalle fiamme. Sei seria? Una persona può sopravvivere a qualcosa del genere? Smettila, non lo dire neanche per scherzo. Mi dispiace. Aspettate che provo un attimo a sistemare l'inquadratura perché la testa di Yoshiki, essendo alto, viene tagliata via proprio così. E non vogliamo altre persone morte. Battuta triste. Quindi, vabbè, dai, più o meno. Mi dispiace. Qui ci sembrano delle lingue queste. Infatti, qui c'è un corpo. Oh, ho preso un name tag che non avevo preso prima. Yuichiro Hirata. È il primo name tag che ho raccolto dall'inizio del gioco. Cioè, lo sapete anche voi, però. È caduto dalla finestra mentre correva via da un'ombra nera. Qui? Non si può andare. Qui? Che avevamo trovato. No. Non torno indietro. Ok, quello me lo ricordo. Vedete quella cosa lì? Ecco, me lo ricordo. E non è una cosa positiva se mi ricordo qualcosa. Dai. Quello non è un pilastro, è una statua di un lupo. Ok, scusatemi ancora. Non odiatemi troppo per questa cosa che sto facendo. Non mi va neanche di tagliare il pezzo, questo è il bello. Vabbè. C'è qualcosa nella sua bocca. Che diavolo sai? Dice che sta toccando una specie di roccia. Perché hai messo la tua mano lì? Quella cosa potrebbe essere una trappola e te la potrebbe tagliare, tranciare via. Avanti, non essere un idiota. Vabbè. Ah, dice c'è qualcosa di ancora più profondo. Dammi un attimo. Oddio, avete visto? Avete visto? No, ferma. No, mi sono sbagliata. Sbagliata pulsante perché beh, le ha tagliato via il braccio. E ok. Perfetto. Wrong end perché sono stupida e non ho visto i pulsanti. E adesso che devo fare? Mi sa che devo rifare il pezzo, però non ve lo taglio. Oh, sì, ve lo taglio perché non sono così crudele. Ok, ritrovo il pezzo giusto e ci vediamo lì. Ok, eccomi qui, sono tornata. Ho rifatto questo pezzo un'altra volta perché ho sbagliato il pulsante di nuovo. Wow. E praticamente niente, ho fermato Yumi. Cosa c'è? Dammi un secondo. Leva la tua mano da lì subito. Quella cosa si sta muovendo. Stupida. Oh. Wow. Smettila. Non voglio. Che diavolo stai dicendo?
il tuo braccio era a un secondo dall'essere strappato via. Riguardai la statua e sicuramente adesso la bocca del lupo era chiusa. Ecco perché bisogna sempre ascoltare Yoshiki. Mi dispiace. Beh, almeno è ancora il tuo braccio. Cosa c'è nella tua mano? Un cristallo. È il cristallo da questo pilastro. Sì, è quello che sembra. Ok. Hai visto? Te l'ho detto che c'era qualcosa. Sei stata semplicemente fortunata. Oh, avanti. Non importa, sei al sicuro. È questo quello che è importante. Ok, giustizia ottenuta. Va bene. Lì c'è qualcosa. Abbiamo trovato una chiave. C'è qualcosa scritto sopra. Della piscina. Perfetto. Mi devo ricordare dove è la piscina, ma mi pare dall'altra parte del corridoio. Qui non c'è nient'altro, credo, quindi andiamo. Io vorrei salvare però prima, perché come vedete cerchiamo di ucciderci a tutti i costi, quindi salviamo, dai. Non mi va di rifare il pezzo, più che altro. Mi sono frascicato lì fuori. Oh, guarda, Jishinuma. È un asciugamano. È tutto coperto di polvere, però. No. È stranamente pulito. Tieni, puoi asciugarti per primo. Cosa succede? Dopo che ti sarai asciugato, dammelo. Va bene. Che cosa? Ah, perché pensavo che volesse che io l'asciugassi con questo? Che diavolo c'hai di sbagliato in me? È innamorato. Ok. Dai. Proviamo a uscire di qui senza morire. Devo solamente arrivare al piano di sopra. Ce la posso fare secondo voi? Secondo me no. Dai, sono 10 metri, per favore. No, secondo me no. Ok, sali le scale, per favore, lentamente, Ayumi. Non farti prendere dai tentacoli. Tipo là. Salviamo. E poi riscendiamo di sotto dove ci dovrebbe essere la piscina, insomma. Ok, il salvataggio è lì, siamo a posto. Io salvo. Vabbè, qui dai. Perfetto. Adesso andiamo di sotto. Si sta già stancando, quindi vado, cammino lentamente, in modo che se troviamo un fantasma non moriamo subito.
Ok, però qua è tutto con Dio. Ci sono praticamente delle travi. Però dici che con l'attrezzo giusto forse possiamo entrare qui. Io non ho l'attrezzo giusto, vero? No. E devo trovare qualcosa. Bene. Vediamo. Spero non ci siano fantasmi qui, perché altrimenti siamo un po' fottuti. Ma non credo, perché prima l'ho sconfitti tutti. Spero che non me li abbia rispawnati. O robe del genere. Ayumi, riposati per favore. Aspettate, io vado un po' con Yoshiji perché Ayumi sta già un po' impazzendo, eh. Che è successo qualcosa? Sta reagendo a qualcosa. Oddio, qui. Aspettate. Oddio, è quella cosa che. No, vabbè. Non potete capire. No, è chiuso. Deve essere libero. Hai ragione, vediamo se possiamo trovare la chiave da qualche parte. Va bene, adesso dobbiamo trovare due cose, quindi provo a vedere se. Non lo so, in questa stanza. No. Qui. Qui mi pare di no. Oddio, aiutami, ti prego, non morire. Poi mi ero scambiata tipo con Yoshi. Ecco appunto. Rimani con Yoshiji. Bene, allora andiamo qui, a caso. Io spero sempre di trovare qualcosa, anche se vado a caso. Qui c'è un filo, levalo. Lì non c'è nulla. Possiamo uscire da qui? Sì. Qui credo sia. Aspettate? No, ok. Entriamo qui. Cioè, voi non avete idea di quanto io stia andando a caso in questo momento. Qui non c'è nulla praticamente. Lì c'è ancora la tavola Ouija. E dice che c'è una presenza vicino praticamente. Io ispezionerei anche tutti gli armadietti perché. No, ok, non c'è nulla. Perché non si sa mai. Gli armadietti sono delle brutte persone, come ben tutti sapete. Secondo me dobbiamo andare in infermeria, però in infermeria davanti, insomma, c'è quel fantasma. Quindi non è che mi vada molto. Probabilmente lo farò nel prossimo episodio, adesso continuo a esplorare questo piano. Qui non c'è nulla, vero? Qui il corpo di Nao. Ok, io esco. Vado al piano di sopra, però passando dall'altra parte dove siamo venuti praticamente salvo, e vediamo nel prossimo episodio che registrerò subito dopo, però comunque salvo perché sì, perché ho paura di fare game over con quel fantasma. Quindi sbrighiamoci. E niente. Dai, fai in fretta.
Sicuramente c'è qualcosa in infermeria adesso che ci penso, perché non entriamo lì da secoli praticamente, perché ho paura appunto di morire col fantasma. Ma ok, se salviamo subito, almeno se moriamo non fa niente. Allora, io direi di concludere qui questo episodio. Fatemi sapere se vi è piaciuto, lasciate un like, un commento se vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!